Abitanti della Valle Spaziale, benvenuti! La sfida degli hamburger sta per cominciare! Space Valley! Riverenze a tutta la Valle Spaziale! Lo vogliamo dire subito, Nelson? Che cosa? Il video di oggi è in collaborazione con PayPal! Ah, così bello esplicito subito! Grazie PayPal, ti voglio bene! E anche oggi abbiamo perso Cesare! Ma ho una domanda importante da fare. Vai, sentiamo. Chi di voi utilizza PayPal? Io lo uso. Io lo uso. Pure io. Io mi sono iscritto ieri per fare il video. E quanto hai speso per iscriverti? Ma niente. Esatto, perché è gratis. Aspetta, però Cesare, tu stai facendo queste domande solo per sottolineare le risposte. Beh certo, per una volta probabilmente riusciremo a mangiare decentemente. Lasciami promuovere PayPal come si deve. Anche ringraziarli nella maniera più corretta, no? Grazie. Tu piuttosto sei iscritto a PayPal? Io sono iscritto a PayPal da un sacco di tempo. Veramente tipo eoni fa. Eoni. Lo sai che puoi mandare i soldi pure a chi non ha un account? E come fai? Arriva una mail con scritto: uè, ti sono arrivati dei soldi, li vuoi o non li vuoi? Se li vuoi ti scrivi, se non li vuoi tornano indietro all'emittente. Ma perché uno dovrebbe accettare dei soldi, scusa? Ogni tanto, sai, tra amici ci si offre qualcosa. Non so come funzionano queste cose. Non hai amici, eh? No. Non hai amici. Cioè, poi se mi arrivano dei soldi io li accetto, anche se mi arrivano da un amico, cioè. Bello, caffone. Presentiamo la sfida di oggi. Dai, su, era ora, dai. Oggi scopriremo chi tra Nicolas, Tonno, Frank e Dario è il re degli hamburger della Valle Spaziale. Abbiamo assegnato 20 euro di budget ciascuno per procurarsi gli ingredienti necessari alla preparazione di un hamburger. Alla fine del video assaggeremo le loro creazioni, sperando di non essere avvelenati da nessuno, e attribuiremo un punteggio da 1 a 10 ad ogni piatto. E leggeremo il king degli hamburger e rimborseremo l'intero budget ai primi tre. Ovviamente senza sganciare nulla di più, perché PayPal non ha mai commissioni. Mentre quello che ci farà mangiare peggio non riceverà indietro un bel niente. Soltanto l'umiliazione della sconfitta. Io però sono curiosissimo adesso di andare a vedere che cosa hanno comprato. Partiamo. Mi serviva una bella pagnotta. Questo è il mio segreto. Normale o senza lattosio? Che fa andare in bagno o che non fa andare in bagno? Senza lattosio. Sono perso. Per il mio panino ho deciso di utilizzare il mio fedele compagno di avventure, il bacon. Io sono l'unico che osa veramente. Ci metto le radici e un'arancia. Non sto trovando assolutamente nulla. Il miele, l'ingrediente dolce che accompagna il salato. Pronto? Nicolas, dove sei? Sto arrivando, sono 5 minuti. Nicolas, abbiamo già finito la spesa. Ah, mi hai preso... Ti ho preso tutta roba classica, Nick. Era l'unica cosa che ti potevo prendere. Ah, sei contento? Ti va bene così? Io volevo fare un panino classico. Cioè. Perfetto, Nick, va bene così. Ci vediamo in studio, ciao Nick. Ciao, Nick. La carne rossa, mi raccomando. Sì, la carne rossa, ciao Nick. Ok, ciao. Ora ci spostiamo e andiamo nelle cucine di Space Valley per vedere la preparazione. Andiamo. Noi non possiamo stare qua, si spostano loro. Cioè non possiamo stare qui, aspettiamo qua. A tra poco. Benvenuti signori nella mia cucina. Vorrei fare una piccola premessa. Nessuno crede nel mio hamburger, nel senso che ho già un po' anche parlato con i giudici e avendo un po' osservato gli ingredienti che compravo, non credono nel mio panino. Per chi non avesse capito, questo piatto gira tutto intorno all'insalata, nel senso che l'insalata in questo piatto, signori, sorpresa sorpresa, non c'è. Ti vuole un po' di insalata? Tieni. No, ma prendi pure tutto il piatto, proprio non c'è l'insalata nel mio piatto. Che ingredienti particolari? Di carne d'hamburger, insalata, ketchup, maionese e il formaggio cheddar. Basta. Però io so fare questo. Nick, ti ricordo che è una sfida, eh. No, non mi interessa. Voglio fare un hamburger buono, classico. Sto sciogliendo per prepararmi a cucinare l'hamburger del secolo, che non sarà un semplice hamburger, ma sarà una vera e propria invenzione che rimarrà per sempre nella storia della cucina. Frank, ma non è che te la ricetta di questo panino l'hai spiata da qualche parte? No. Perché tagli un'arancia? Per usarla. Non tagliate mai così le cose a casa, eh. Gli mettiamo un po' d'olio, spruzzatina, così e via. Sembri molto del professor. Andiamo leggermente ad aggiungere la padella che ho già azionato e l'olio deve accompagnare quello che chiamerò figlio mio. Che schifo. Io adesso devo concentrarmi nell'operazione più delicata di oggi.
tengo a precisare, anche se lo sapete già tutti, è tutto suino, è tutto suino. Mangiamo. Mentre si prepara l'hamburger, lo andiamo a condire, non con sale aggiunte varie, ma con la pancetta, l'ipica pancetta per la carbonara, che andiamo a mettere nella padella, il grasso si scioglierà e farà un, insomma, una sorta di laghetto. Perfetto così. Un po' di insalatina, che non è la lattughina in realtà, è un'altra insalata, che non so come si chiami, però è la solita insalata verde questa. Come si chiama? Lattughe. Non è lattughe secondo me. La stai sfogliando come un libro, cioè. E cosa devi fare? Un'insalata, cioè. La vado a lavare. Per questa sfida ho deciso di non limitarmi a del semplice pane. Inizialmente avevo avuto un'altra idea, però dopo ho visto questa cipolla magnifica, questa focaccia alla cipolla meravigliosa, e ho detto sì, è oggi, è il giorno di sperimentare, di fare questo esperimento. La lasciamo cuocere lì, fuoco lento. Scamorzina affumicata. Sarà il formaggio che andrò ad inserire qua dentro! Oh, è arrivato il nobile col cavallo! È arrivato! Ecco, a Cesare piace il cavallo e quindi io... Ah! Beh. Ma sei pessimo! mica scemo. Ma lo zenzero del panino? Certo, ce l'abbiamo una grattugia, vero? Ma non ce l'abbiamo. Hamburger di bovino? Di manzo. Frank, di cos'era l'hamburger? C'è scritto hamburger sopra, quello mi interessava. Era vitello. Infatti. Li facciamo prendere per bene l'olio, così gli dà un po' di sciughino. A me anche in questo caso piace il pane classico, con il sesamo sopra. Chi è allergico al sesamo, mi spiace per voi. Un altro fuoco, birichino. Uè, birichino! Me lo vorrei mangiare io. Lo teniamo qua da parte per qualche istante e prendiamo il pane, che appoggiamo per pochissimo sulla piastra. Una scottatina al pane, perché anche il pane ha bisogno delle sue attenzioni, no? Mi piace parlare da solo. Pancetta e bacon. Vedo là un giudice che mi sta guardando male. Ma è crudo quell'hamburger. No, è cottissimo. Ma è crudissimo. No, 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 è cottissimo. È maiale, è crudo. No, no, è... Oh, no, è bello cotto. Non è... Oh, bello lì. Che? Se ci tossisco sopra ti ispira di più. Ora andrò a prendere un po' di questo bacon e lo andrò a riporre sopra l'hamburger per farcirlo, per coccolarlo, per domarlo. Vi siete intenerite, piccole gazzelle? Sento la cipolla. Ci sono quattro strati fondamentali, che sono una leggerissima base di insalata, la nostra carne, il formaggio che si dovrà sciogliere. Qua è chiuso. Ma il cavallo? Non mi ricordo mai, a te o al tuo cane che piace il cavallo? A te. Ma il cavallo si mangia cotto? È soddisfatto di salatini? Un motto. È proprio un architetto. Avevo acceso un altro fornello. A 9. Così. Vabbè. Va a riposare in forno per una decina di minuti. E ora aspettiamo. La lasciamo una girata, questa sarà la nostra base. Andiamo subito a stuzzicare con un po' di ketchup. Deve amalgamarsi, per questo sto sfruttando il calore. Oh, sono stato colpito! E dall'altro lato, signori, bacon e speck in maniera speculare. Perché lo speck è un salume speculare. Possiamo andare a creare intanto i due strati di scamorza. Sembrano due occhi, gli occhi della vittoria. Quella che mi porterò a casa oggi. È a 40 minuti di preparazione, Nick. Fatto velocissimo. Va proprio. Per un hamburger veramente triste. Ha un nome? La vita. Questo hamburger semplice, tradizionale, da migliaia di anni, milioni di anni, è la vita. Ma peccato, sembra che stia disinnescando un ordigno. Cosa stai facendo? Cos'è? Tolgo l'acqua. Ma si fa? Ma si può sapere con che criterio hai messo l'arancia? Per avere fruttato. Nome del piatto? E c'è anche il nome. Certo. Hamburger con arancia, salame e formaggio spalmabile. Che fantasia. Prendiamo una teglia e andiamo a trasferire il nostro mattone di puro godimento in forno. È nato, signori! Alfonso. Ed è un panino senza troppe pretese. Fresco, dolce, salato. E buono. Non mi sembrano molto stabili. Shh. Ok.
Ok, ci sia, molto bello. Fammi vedere. Mi stavo scordando l'elemento fondamentale, la salsa barbecue, il sangue dei nemici. Colando ovunque. Signore, il trono di suino. Queste dovrebbero essere, cioè le spade sono i Würstel, il sangue è il sangue dei regnanti che sono stati sul trono, qua c'è tutta la seduta col bacon e il formaggio. Frank, vieni a vedere. Il trono di suino. Finalmente tocca a noi. Sei curioso? Molto, perché si sono battagliati fortissimo. Non fa ridere. Ma come l'hai detto? Facciamo entrare il primo piatto. Così subito. Subito. Anche perché c'ho un po' fame io. Un pochino. È anch'io. Ora di pranzo. Frank ha fatto questo panino per me. Perché c'è la carne di cavallo, giusto? Sì. Io qua ci vedo dietro del lecchinaggio che non approvo. È forse quello che mi ispira meno. Per due motivi. Ma perché? Il pane che l'ha aperto e messo senza neanche scaldarlo, tostarlo e niente. E poi per l'arancia. Ma l'arancia è novel cuisine. Mi sembra un aperitivo questo coso. Perché è così buono? Totalmente involontario. Ma io credo che Frank abbia appena scoperto un abbinamento tra due cibi. Anzi tre. Carne di cavallo con arancia, con un tocco di salame. È un'esplosione di sapori delicatissima in realtà. La punta di acido dell'arancia è sottilissima. Il formaggio spalmabile amalgama tutto. Il cavallo col salame sono due carni molto morbide. L'unica pecca forse è il pane qua, che è molto gommoso perché non l'ha tostato. Addirittura. Sono un po' combattuto perché vorrei dare un voto altissimo, ma è il primo, per cui non posso paragonarlo a nient'altro. Ma una scala da 1 a 10, secondo i tuoi gusti, da giudice obiettivo, questo panino vale 9. A questo hamburger io darei 9, ma il pane mi ha molto deluso, quindi scendo a, mi dispiace Frank, 7. Bravo Frank. Io, no. Tonno qua dimostra molto coraggio. Grazie. Più che coraggio, sfrontatezza. Cioè, c'è una linea sottile fra la sfrontatezza e il coraggio, Cesare. Devi coglierla. C'è un grosso problema, però, in questo panino Game of Pigs. Che fa schifo. Che come lo mangi? Tonno, come lo mangiamo? Io a quello non ci ho pensato. E ti lascio fare a te. In qualche modo, dammi un pezzo. Ah, se mi servissero una cosa del genere al ristorante, ci sono gli stecchini. Io ci sbatterei la testa. Pum! Ma poi che pane hai preso? Mi serviva della struttura. Tieni fermo il tavolo. Però dentro guarda che il carico c'è, come? È suino e mi avevi detto che era cotto. No, è al sangue. Ma non possiamo mangiare il maiale crudo, Tonno. Ma è al sangue, giuro. Ma posso mangiare il suino al sangue? Ma no, va bene. Fidatevi, al sangue. Ma non va bene. Buon appetito. Fa pure schifo. Sei riuscito a mettere due maiali interi qui dentro e non si sente il maiale. Chiedi scusa ai maiali. Adesso tu chiedi scusa. Vieni qui e chiedi scusa ai maiali. Che vuoi spiegare? Ma gli do due. Andiamo avanti con il prossimo. Io, dopo l'esperienza brutta di Tonno, che aveva esagerato e alla fine senza guadagnare nulla, un semplice hamburger, quasi è meglio. Alla fine, se ci pensi, ogni chef oggi sta mettendo la propria personalità sul piatto. Avevamo un pizzico di acido per Frank, follia ed esagerazione per Tonno e classicità quasi vintage per Nicolas. L'insalata si è tutta flosciata col calore. Ma poi che insalata hai preso? Beh, mi piace, l'hamburger è cotto bene, bravo Rick. Però il formaggio Nicolas non si è sciolto, Sta rifresco. L'insalata è sbagliata. Hai toppato veramente sull'insalata. Devi prendere qualcosa di un pochino più croccante. Qui è floscio. Nell'insieme l'hamburger comunque è buono. Purtroppo però un panino del genere, a mio avviso, non può superare la sufficienza. 6. Nick, ti do 7. Grazie. Prego. Cattalo a metà. Ingordo. Bello, unto. Questo è bello carico, Se carico. Oh, dentro. Bello. Cioè, sembra una di quelle cose che vedi nelle TV americane, tipo. Buon appetito. Sarà anche buono oltre che bello? È anche buono oltre che bello. Mi pizzica. Cosa ti pizzica? Non lo so. Ma tipo piccante? Ho un'allergia, mi sa. A cosa? Non lo so, mi sto pizzicando tutto. Mi gonfio? Succede qualcosa dentro. La cipolla? Non lo so. Succede qualcosa dentro di me. Veramente? No, però mi stava pizzicando. Secondo me era la pancetta. Cioè, riconosco, il panino è molto figo. Però c'è troppa pancetta forse. Effettivamente copre molto. Tipo il miele non si sente tanto. Io ho altre due osservazioni da fare. Nonostante sia abbastanza coraggiosa e diversa l'idea di non usare il pane normale, ma una crescente di cipolle, unge le mani di brutto. Altra cosa, forse avrei abbrustolito un pelo di più il bacon. Se a Franco ho dato 7, siamo sul 7 anche qua. Sono combattuto perché qui c'è molto gusto personale. Ah! Senti? Aspetta, lo dico correndo.
Perché? 7! Ok. Facciamo entrare gli sfidanti! E un applauso spontaneo per Frank che ha vinto! Come ha fatto a vincere Frank? Che è quello più ignobile a cucinare. Assurdo. Il suino non dimentica. Come promesso andiamo a rimborsare della spesa fatta Frank. E si mangia anche questo mese Frank, dillo! Il terzo classificato che è Nicolas e Tonno no. Dai, ma sai che io godo che tu sei... Uno scellino! Uno scellino! Uno scellino! Tra l'altro diciamo anche che Tonno è uno di quelli che ha speso di più ed è ultimo. Rimborso subito. Aspetta, devo prendere il telefono per ricevere il rimborso. Arrivo subito. Quanto hai speso, Frank? 16,94 euro. Non, okay. Non darglieli. No, dagliene meno. Ha vinto. Vabbè, dagliene meno. Sono stato anche bravo, sono stato nel budget. Dagliene. Fatto! Sì. Gli altri li rimborsi tu. Ringraziamo PayPal per l'occasione che ci ha dato di fare questo video, questa sfida di hamburger. Questo lo prendo io. Mangialo. Perché mi piace. Salutiamo tutti quanti. Tonno, vuoi dire qualcos'altro per rimarcare la tua sconfitta? Potresti dire del link in descrizione. Da sconfitto potresti invitare le persone che vogliono farsi rimborsare dagli amici non come te ad andare in descrizione. Grazie PayPal. Sono stato molto felice di partecipare a questa sfida. E forza al suino! Forza al suino sempre! Riverenze. Io voglio sentire che cosa ma a parte facendo? Che come lo mangi. Ma no, cioè, ma ho capito, ma era sembra un'eruzione vulcanica. Era spingersi oltre il limite, cioè, era dare un qualcosa di più. C'era un tentativo di creatività. Aspetta.